1.400.000 malati di Alzheimer in Italia e in 30 anni triplicheranno. La vita si allunga e i casi si moltiplicano perché il rischio aumenta tra i 70 e gli 80 anni. Un'emergenza da contrastare. Delle ultime frontiere degli studi antidemenza si parla nel Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello. Esperti di AIRALS, l'Associazione Italiana Ricerca Alzheimer, e ricercatrici si confrontano per l'incontro organizzato dalla sezione SociCop. Il percorso è ancora lungo, ma i primi segnali ci sono. Quello che io vedo anno dopo anno avvenire è un incremento così grande, così esponenziale delle quantità di informazioni che noi conosciamo e quindi di nuove armi per combattere questa importantissima e gravissima malattia. Sono l'aumento è così importante delle informazioni e delle armi che sono fiducioso che qualcosa di nuovo sicuramente avverrà in un futuro che però non possiamo dire è domani o domani l'altro, ma sicuramente ci sarà. E la ricerca va avanti anche grazie a COP, che dal 2016 sostiene AIRALS con un progetto triennale e 700.000 euro l'anno per una rete tutta italiana di ricercatori. Sì, sono 25 borse di studio l'anno, molto importanti perché appunto si occupano di quello che ci può dare speranze per il futuro e sono borse di studio vinte da giovani ricercatori, molte donne tra l'altro, molte ricercatrici che si stanno impegnando e magari invece andare all'estero per sviluppare e approfondire i loro studi sono in Italia grazie alle borse di studio che AIRALS insieme a COP è riuscita a mettere in piedi. Perché la sezione Soci ha deciso di promuovere questa iniziativa? Perché ci crediamo personalmente, perché qualcuno ha avuto storia di famiglia, ma anche perché ormai è un tema all'ordine del giorno, è la priorità dei prossimi decenni. Diciamo che per la sezione SociCop di Barberino ci sono delle ragioni in più, perché noi abbiamo visto nascere e crescere l'associazione AIRALS, ragioni diciamo razionali, ragioni della nostra storia, ma anche ragioni di sentimento, che poi alla fine sono un bel mix che fanno legare le cose e far riuscire le iniziative. E allora conosciamo due ricercatrici fiorentine che fanno parte di questa rete. A finire sotto la lente di ingrandimento sono le proprietà dell'olio extravergine di oliva, valido alleato contro l'Alzheimer. Quanto abbiamo ottenuto risultati sia per un effetto preventivo, quindi riduce in qualche modo l'insorgenza della patologia, e inoltre anche per l'effetto terapeutico, è in grado di ridurre la formazione delle placche amiloidi che inducono perdita di funzionalità neuronale, perlomeno le molecole che si trovano al suo interno. Adesso stiamo andando avanti con gli studi per vedere di incapsulare queste molecole e capirne i meccanismi molecolari per poterle utilizzare come farmaci e in trial clinici. Anche una buona alimentazione e l'attività fisica possono fare la differenza, dice chi si occupa di epigenetica, la disciplina che studia l'influsso degli stili di vita sul DNA. Gli stili di vita, l'ambiente, l'alimentazione può andare a incidere sul nostro DNA, però sono modificazioni che sono reversibili, quindi ci si può andare a lavorare anche con trattamenti o con farmaci alimentari. E il nostro studio va a valutare proprio queste modificazioni che sono reversibili. Siamo ancora all'inizio perché sono studi molto complessi e molto lunghi. Per sostenere studi come questi va avanti la campagna Non ti scordare di te. Anche nei punti vendita COPFI è possibile acquistare prodotti che aiutano la ricerca. Dal 28 giugno all'11 luglio le crocchette di pollo bio Vivi Verde.